Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornato all'ospite di questa sera, Maurizio Acerbo. Buonasera. del Partito della Rifondazione Comunista. Giusto? Certo. È così. Esiste ancora? Come no? Anche se siamo abbondantemente oscurati dai media nazionali, esistiamo ancora. Come no? Beh, d'altronde. I, I comunisti ci sono ancora, ha ragione Berlusconi allora. Ma Berlusconi, ha diciamo, torto a priori. E tant'è vero che dal comunista a Dalema o al PD. Quindi insomma, diciamo chiaramente farnetica. Però ci sono in giro Beh, i comunisti. Nella Fuori logica di Berlusconi che... ci sono quelli suoi e i comunisti. Sì, un po' confuso perché mi pare che vada molto d'accordo con Renzi, gli ha mandato anche rinforzi ultimamente. ha mandato il Fido Bondi alla moglie. Quindi, a gruppo eh... misto, però. Sì, vabbè, quando conosco. servono i voti per fare le cose su cui sono d'accordo noto che c'è una eh, forte sintonia. Mi pare che in Italia da alcuni anni si va affermando un regime bipartisan che ovviamente vuole evitare che rinasca una sinistra degna di questo nome perché fa paura a tutti, come dimostrano altri paesi europei dove partiti a noi affini. Hanno conquistato un piccolo spazio. Quel piccolo spazio è diventato gigantesco dentro la crisi. Quindi, ovviamente, fanno in modo che eh, si dia l'idea che è impossibile essere correntemente di sinistra. Lei ma pensi, è un'idea che conviene a loro. Lei pensi se, Ber se Berlusconi adesso mi perdonerà la eh. battuta il mio amico, ma pensi se Berlusconi per rinforzare. Eh, Renzi invece che mandargli i bondi alla moglie gli avesse mandato Razzi. Ma non escludo che lo manderà. Non, no, Razzi non eh. ci passerà mai, anche eh. se è molto amico dei comunisti, quindi dovrebbe essere anche molto amico suo. Vabbè, boh, Razzi è molto amicone in generale. Quindi, sì, eh, è, no, no, è amicone Antonio in generale. Però io non capisco come possa fare ad avere un ottimo rapporto con la Corea del Nord, con i politici della Corea del Nord. E, lì è un mito, e avranno ragazzi. problemi di interprete, quindi chissà, non so cosa venga traducono, tradotto. Traducono quello che dicono loro. Perché io so che quelli della Corea del Nord hanno delle ottime università, ma avranno studiato italiano sì, e quindi molto nel tradurre, ragazzi, probabilmente chissà, avranno scambiato per Norberto Bobbio. Io l'ho invitata oggi per parlare di politica con lei. Sì. Ma eh, anche per eh, parlare di quello che è stata l'iniziativa di questa mattina eh, che avete fatto eh, riguardo a questa figura che ancora manca per la regione Abruzzo. Sì, ti ringrazio per l'invito perché parliamo di una questione che abbiamo proprio sollevato stamattina per l'ennesima volta. Eh, L'Abruzzo è una delle pochissime regioni che manca ancora del garante dei detenuti, anzi. Delle persone eh, sottoposte alla restrizione delle libertà personali perché non ci sono solo i detenuti nelle carceri, ci sono per esempio. Quindi agli arresti domiciliari. No, ma ci sono soprattutto anche in campo sanitario, nel campo della salute mentale, persone che per motivi di salute, malati psichiatrici. Sì, scusami. del cellulare magari. Eh, scusami. Questi eh, strumenti esatto. tecnologici che hanno poco a che vedere col comunismo. Ma, ma perché questi luoghi comuni? No? Vabbè, continuiamo eh, a parlare di quello di... Hai mai sentito parlare di Grundrisse? E... Il Marx si occupava della società avanzata e descriveva la società avanzata e diceva che a un certo punto lo sviluppo sociale della tecnologia eh, porterà a un livello di capacità da parte della società di produrre ricchezza che fondare la società ancora su forme feudali di sfruttamento eh, sia una cosa barbara però in parte noi già Apple, viviamo insomma nell'era dei computer ecco, sì. vedete no, questo prodotto in Corea del poi Nord, torniamo al garante non entrano perché sono americani sì però io sono abituato a discutere di cose concrete non di ideologie, quelle le lascio a quelli che parlano alla televisione dicendo che non hanno ideologie e questo telefono probabilmente che Pol è stato fabbricato in una fabbrica Foxconn che si trova in Cina, in, Cina sono e in Cina dove le condizioni di lavoro sono di enorme sfruttamento e essere comunista per me significa lottare affinché quei lavoratori vengano pagati adeguatamente abbiano un sindacato come c'è in Europa e conquistino livelli di vita più avanzati. E chi non la pensa come me invece pensa che noi in Italia o in Europa dobbiamo tornare a guadagnare come i nostri nonni e quindi a tornare alle condizioni di lavoro che ci sono alla Foxconn. Però, però torniamo a parlare. Poi ne parleremo di questo. A tornando del garante dei detenuti, il garante dei detenuti quindi riguarda sia le carceri ma anche la psichiatria perché una persona sono le immagini. Queste sono le immagini a TSO, altro. per esempio la restrizione della libertà personale. L'Abruzzo manca del garante. Io ho fatto una battaglia durata anni per far capire. Alla politica regionale che era importante dotarsi di questa figura, e dopo aver riterato la proposta di legge tante volte sono riuscito a farla approvare nell'agosto 2011. Da allora però non si è proceduto alla nomina. Eh, questa è una battaglia che ho sempre, abbiamo condotto come rifondazione insieme ai compagni radicali e eh, eh, giustamente siamo tornati alla carica per l'ennesima volta perché. Eh, perché nella precedente consigliatura, ripeto, è stata approvata la legge, ma poi non si è nominato il garante. In questa la legge prevedeva che entro i primi 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio si procedesse eh, alla nomina del garante. 90 giorni mi pare che sono passati siamo un po' in ritardo, eh, esatto? E allora abbiamo lanciato l'allarme. Eh... E quindi per invitare il consiglio regionale a procedere in questa direzione. Uno dirà ma a che serve il garante dei detenuti? In carcere notoriamente i tangentisti ci vanno molto raramente se ci vanno per qualche giorno e si crea una fila di onorevoli e senatori che li vanno a trovare. I miliardari ancora meno, in carcere ci stanno di solito i disgraziati. Eh, magari il figlio di uno dei tanti o nipote dei nostri telespettatori perché è diventato tossicodipendente, persone per più svariati motivi di solito delle classi di. Più Ultimamente in carcere ci vanno anche quelli che hanno commesso reati e che sono benestanti. Si può fare qualche esempio di persone della eh, politica che, stiamano, che stiano stati un po' troppo in carcere? Non mi pare che finiscono tutti prescritti e raccontano che sono stati assolti, ma su questo eh, ci torniamo al limite dopo. Dicevo, il garante delle carceri serve per fare sì secondo lo spirito costituzionale, che il carcere non sia un'istituzione separata dalla società e dalle altre istituzioni, perché lo scopo della pena nella nostra eh, costituzione non è affliggere la persona che poi esca ancora più dalla scuola del crimine, ma dare un percorso di reinserimento al eh, al cittadino detenuto, allora è ovvio che ci sono problemi sanitari, problemi di organizzazione di attività culturali, problemi relativi al rapporto tra regione e mondo del carcere, problemi relativi ai singoli casi dei detenuti che molto spesso non sono neanche conoscenza di possibilità che hanno all'interno dello stesso ordinamento carcerario. E, e avere un garante che funzioni è un fatto di civiltà. Devo dire che all'inizio di questa consigliatura, nel corso delle visite di Pannella in Abruzzo, il presidente Luciano D'Alfonso aveva anche dichiarato che aveva intenzione di nominare, anzi, si è lanciato anche in una proposta perché aveva avanzato il nominativo di una persona autorevolissima come l'onorevole Rita Bernardini, del partito radicale, insomma, sì. radicale storica, anzi, presidente dei Radicali Italiani, che è stata. È sicuramente una delle persone più impegnate nel nostro paese sulle tematiche del carcere e quindi sarebbe un'ottima proposta. Il problema è che è stata lanciata così nel corso di un convegno e non è seguito nulla. Annella però glielo ha ricordato il giorno in cui gli è stata conferita a Terramo la laurea honoris causa. Ha ricordato proprio questa, uh, questa cosa ad Alfonso e addirittura ha uh, cominciato il suo discorso con la sua Alexio magistralis dicendo che la civiltà di un popolo si giudica dalle condizioni delle carceri eh sì. che ha. È, è una, una frase che ho detto oggi in conferenza sì. stampa. Ora, che cosa è accaduto? Che la regione nel frattempo non ha fatto neanche il bando, perché prima di tutto bisogna fare un bando, vedere chi intende. Eh... Chi si candida a ricoprire questo incarico e poi è compito del Consiglio regionale votare un, un garante. Tieni presente una cosa che quando io scrissi la legge inserì una clausola per un, una regola che era volta a impedire che una carica così importante finisse ad essere occupata come accade in Abruzzo. No? Noi in Abruzzo abbiamo ancora Micone, credo, a dirigere l'Arta sì. per meriti scientifici, che venisse occupata da qualcuno semplicemente perché quella coalizione per vincere aveva dovuto promettere posti. Quindi per tenerlo fuori da questi metodi spartitori, che come sai non mi sono mai stati molto simpatici, ma... Eh, la legge prevede che il garante dei detenuti sia eletto con una maggioranza qualificata, cioè che ci sia bisogno anche del voto dell'opposizione. Questo perché? Perché noi non abbiamo bisogno di un'altra sedia da occupare nella spartizione tra i partiti, ma che le forze politiche rappresentate in consiglio regionali visti i curriculum presentati scelgano una persona che effettivamente ha speso la sua vita con competenza sulle tematiche del mondo carcerario e possa quindi affiancarsi, visitare le carceri, conoscere i problemi, tornare in regione o nella ASL e proporre soluzioni. Che, che ascolti o raccolga la corrispondenza che riceve dei detenuti e poter intervenire, perché non tutti i detenuti hanno eh, 15 avvocati come Berlusconi, anche il detenuto che va a finire fuori dal carcere ha solo dei genitori anziani e non ha famiglia che possa seguire le sue vicissitudini, non si può pagare un buon avvocato, insomma ci sono tanti guai nell'universo del carcere di cui tenere conto e che se seguiti possono rendere la vita migliore a tutti. Presa chi sta fuori del carcere, perché io su questo vorrei essere chiaro: perché ogni volta che si propongono cose di civiltà, la gente reagisce con i soliti luoghi comuni, dal film western, ci vuole severità eccetera. Io da questo punto di vista, anche perché in Italia adesso va molto la demagogia, al posto di parlare di come ci deruba la finanza, parliamo di microcriminalità, ma eh, faccio un solo esempio per capirci: il paese che ha più detenuti. Una polizia che spara a vista, praticamente fa un morto. <ride> allora sono gli Stati Uniti d'America, hanno più detenuti della Cina. Eh, C'è più... la polemica delle eh. ultime ore con la scena eh, del, del poliziotto che uccide l'uomo. Succede quasi tutti i giorni. Insomma, negli, colpi alle gli ideali che, sono, che vengono di Il South Mar... Dakota, mi sembra. Esatto. Negli Stati Uniti ci sono mille volte più omicidi che in Europa. L'Europa invece... Ha beh, lo ci, sono Stato, anche molti più, ci sono anche molti più... Ma è un paese persone. anche più... No, 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 io dico proporzionalmente agli abitanti. Direi che il continente europeo sommato a più abitanti degli Stati Uniti, ma in proporzione. Gli Stati Uniti in cifra assoluta hanno più detenuti della Cina, eppure hanno più omicidi dell'Europa in cui... Pochi vanno in galera, ma dove funziona lo Stato sociale e le società più equilibrate, come quelle del nord Europa, sono quelle che hanno anche minor crimini, hanno un maggior tasso di reinserimento, meno recidiva, eccetera, eccetera. E quindi forse noi dovremmo seguire quello che è il percorso, poi che non è che ci siamo inventato chissà che, è il percorso della nostra carta costituzionale, che in Italia quando. Qualcuno cerca di far valere i principi della Carta Costituzionale passi per tipo strano o estremista, è un caso Senta, proprio mentre, italiano. Mentre oggi voi parlavate di questa, mm. di questa situazione, a Milano al Palazzo di Giustizia accadeva qualcosa di incredibile. No? Cioè, eh, un uomo ha, eh, che è, aveva un'udienza eh, per bancarotta fraudolenta, nel momento in cui il suo avvocato ha rinunciato all'incarico, ha preso la pistola che portava incredibilmente dentro un'aula di giustizia, ha sparato, ha ucciso il giudice, l'avvocato, altre due persone, poi è scappato e, ed è stato poi arrestato eh, per, per strada dai carabinieri in un altro comune. Ecco, come si conciliano poi queste cose? Cioè anche la sicurezza eh, va tutelata, la sicurezza del cittadino? Ma la sicurezza, come dicevo prima, non ha nulla a che fare con avere delle carceri medievali. E... Le carceri medievali abbiamo detto subito che... Non Poi La sicurezza in cielo, si interno. garantisce facendo funzionare le forze dell'ordine. Io non faccio il tuttologo come in, è abitudine in Italia, quindi non conosco bene il caso se non per aver sentito di sfuggita tra l'altro, che sto facendo altro il telegiornale. Quindi eh, non ci entro. Credo che sarà approfondita la questione eh, abbondantemente che in queste com è, ore. come ha com potuto fare entrare una pistola? Questo non lo so. Faccio, non giustizio. mi occupo della gestione della sicurezza del Tribunale di Milano e non mi voglio avventurare. In Esprimere giudizi su cose su cui non ho gli elementi, appunto, non ho avuto la possibilità di farmi un'opinione precisa. Quello che so è che eh, sicuramente una società che funziona è una società che fa funzionare bene le sue istituzioni e riduce al minimo tutti i fenomeni che sono eh, alla base del riprodursi anche di. Eh, di comportamenti socialmente pericolosi o dannosi. Eh, quindi, da un lato, ci vuole la certezza della pena, ma ci vuole anche una condizione eh, carceraria che non sia di abbrutimento, ma sia di garanzia delle prerogative che. Una sia, insomma, nella nostra cultura e nella nostra Costituzione, che è nata dall'incontro tra la cultura dei comunisti, dei socialisti, dei liberali e dei cattolici, si fonda sul rispetto della persona umana e quindi anche da questo punto di vista bisogna fare il, il nostro dovere. L'Abruzzo ancora non lo ha fatto. Io voglio ricordare, per tornare al tema poi della conferenza stampa di stamattina, che quasi tutte le regioni italiane, insomma, quelle che funzionano di più, ce l'hanno tutti da anni il garante dei detenuti, c'è cioè una regione che ha la situazione simile all'Abruzzo ed è la Sicilia, nel senso che hanno fatto la legge per il garante ma poi non lo hanno nominato. Io credo che sarebbe un bel segnale se il presidente di Pangrazio fa il bando, Chiodi, D'Alfonso, la Marcozio, chi per loro si vedono, esaminano i curriculum arrivati e... E scelgo una persona che tra l'altro vada bene il tipo di retribuzione che è stata prevista è solo per una persona appassionata perché non è molto elevato e se una persona deve andare in giro per tutte le a abruccesi praticamente ci si paga la benzina nel corso del mese e andare in giro. L'importante è che sia una persona titolata con una storia riconoscibile e una competenza per cui sappiamo che c'è una persona che lavora per la regione. Faccio un solo esempio per capirci. E la sanità penitenziaria è passata di competenza eh, delle regioni. Ora una figura che, che viva il carcere dall'interno e quindi aiuti la regione a far funzionare quei servizi è fondamentale. Eh, io lo dico poi anche per i politici perché magari adesso con la nuova legge sulla prescrizione qualcuno ci finisce in galera al posto di essere prescritto. Eh, è meglio che trovino un luogo che sia, diciamo, umano e che tenga al massimo, poi un'altra cosa tenga conto persona umana, un'altra cosa che voglio precisare, perché su questo si creano molto equivoci. Questo tipo di istituzioni, di uffici che funzionano, uno stato sociale che funziona, non è contro qualcuno. Perché chi come me eh, ha girato spesso nei carceri quando ha una carica elettiva che dà la possibilità di entrare, sa che quando parli con un direttore, con un personale, ti vengono sempre enunciate problematiche che ci sono, di cui vengono segnalate. Ora, il garante dei detenuti è una figura che istituzionalmente fa questo, che quindi gira e fa in modo che poi torni eh, in sede istituzionale l'elenco dei... E dei problemi, ponendo anche soluzioni chiedendo di intervenire Faccio Lei ha mandato il suo curriculum per questa? No, non credo di essere tut... al di là che non c'è il bando ancora ma non, non sono interessato, penso che ci siano persone molto più titolate di me poi nella vita io ho avuto incarichi pubblici solo elettivi, cioè sono votato dal popolo non vado da nessuna parte se non mandato dal popolo è una scelta di vita nel senso che ho un altro ruolo, quindi non... però ci sono altri che hanno ampi titoli e... per farlo, che lavorano sulle problematiche carcerarie. Tornando a noi, per capirci, faccio uh, un esempio per essere chiari. Non so se hai notato quando ci sono servizi televisivi sul mondo carcerario o anche adesso sugli OPG, si nota una differenza fortissima tra le regioni del centro nord e quelle del sud, come quantità di progetti, attività, anche civiltà dei luoghi, eccetera. Poi ma magari come nel caso degli OPG siamo per abolirli lo stesso. Questo forse deriva anche da una maggiore o minore collaborazione che gli insieme della comunità, gli enti locali, i comuni, le regioni, eccetera, hanno con eh, il mondo del carcere, ripeto è uno degli aspetti della nostra società. C'è cioè... il carcere modello che si trova vicino a Milano, no? dove eh, i detenuti riescono a, a condurre una vita dignitosa, eh, sono pochi, e adesso non, mi ricordo, non ricordo bene dove si trovi. Però è stato, ah, guarda, è stato giudicato come i, carcere modello in Abruzzo, ci sono operatori di... Possiamo fermarci un sì. attimo perché c'è la pubblicità, Prego. so che eh, la pubblicità per noi ci viviamo. Eh? No, non ci viviamo. sono contratti. con Maurizio Acerbo eravamo fermi sul carcere doveva finire eh, il concetto Acerbo prima della No pubblicità. dico eh, quindi lo spirito è quello di una maggiore interazione tra tutte le istituzioni e collaborazione avendo prevedendo una figura specifica che di questo mondo si occupi eh, Ricordo che a Pescara il garante dei detenuti giace comunale e fu una proposta nostra che fu approvata oramai eh, tanti anni fa e che opera in maniera molto eh, positiva e eh, ripeto eh, si secondo lei il fico... carcere modello in Abruzzo qual è? ma non voglio entrare su queste cose non faccio classifiche, classifiche. poi non ho le competenze eh, però per... lei ha girato un po' di istituzioni prima di tutto eh, no. non li ho girati proprio tutti quindi no, potrei no, non li ha girati nel senso che è stato no, lì come no, no io vado in visita anzi eh. E chiederò anche al magistrato di competenza e al ministero la possibilità di accedere per le attività sociali che facciamo anche pur non essendo più né deputato né consigliere regionale. Però, perché è possibile ottenere un permesso. Però, ripeto, non voglio. Io sono contrario allo scandalismo, ovviamente quando mi vengono segnalati dei casi che riguardano il carcere io li segnalo, a volte vedete degli articoli sulla stampa o che voi riferite, semplicemente perché come per altri campi c'è una disattenzione, perché la politica tende. E a occuparsi solo di ciò uh, che porta a un rientro elettorale parliamo, parliamo un po' di politica adesso come la no, volentieri, ma allora, finora abbiamo parlato sicuro di politica sì, vabbè. però politica in senso, nel senso più stretto della parola adesso: cioè la politica politicante la politica politicante come la definisce io una lei. volta feci una scritta su un muro con una bomboletta tanti anni fa ero ragazzino togliere <ride> la politica dalle mani dei però politicanti però dobbiamo dire che le scritte sui muri non si devono fare eh? non si devono fare Beh dipende se è un muro storico, se no, se serve per dire una cosa giusta. Non Ultimamente sì. vedo che si sporcano i muri, eh, una volta so, si usavano eh, si per scrivere delle cose, eh. si imbrattano. Anzi. Allora, lei durante la campagna elettorale, eh, mi è rimasta impressa eh. questa frase, in uno dei caccia a faccia con i suoi competitors, eh, disse che tra D'Alfonso e Gianni Chiodi non c'era nessuna differenza. Ma mi pare i fatti o i eh, Ecco, la domanda è questa, i fatti poi gli hanno dato ragione secondo lei? Ma mi sembra sì che non ci sia differenza qualitativa, eh, poi ovviamente c'è una differenza di carattere. Di... Ma... E di stile personale, però non mi pare che programmaticamente ci sia molta differenza. Mi pare che ci accorgiamo. Paolucci e D'Alfonso. Paolucci perché faceva più comunicati di D'Alfonso, eh, quando Chiodi era commissario della sanità e presidente, protestavano contro la chiusura dei punti nascita, adesso li chiudono loro e quelli del centrodestra si chiudono. Oggi c'è stata una protesta. Sì, sì, lo so, regionale. esprimo solidarietà nei confronti di chi ha protestato ovviamente e vorrei dire che questo gioco è sempre più stucchevole nel senso che eh, l'ex centrosinistra perché io non vedo attinenza tra parola sinistra e partito democratico oramai eh, mi pare che tutti i capisaldi della sinistra anche la più moderata possibile siano completamente abbandonati dal Partito Democratico, litigano, litigano, ma poi di fondo mi sembrano più delle comitive impegnate nell'occupazione eh, della cosa pubblica, ma senza tratti programmatici radicalmente diversi, anzi, si passano il testimone. Sta accadendo la stessa cosa per la petrolizzazione: vedete, e loro si se ti ricordi. Il PD ha sfilato insieme a me, insieme agli ambientalisti sì. eh, contro, Ombrina, contro Ombrina. Mare. No? Sì. Eravamo 40.000, 30.000, 20.000, non lo so. Comunque il PD c'era tutto al completo. Fatto sta che i parlamentari del PD hanno votato il decreto Passera, hanno votato lo sblocca Italia, hanno votato tutte le misure a favore dei petrolieri. Per cui eh, i progetti stanno andando avanti e lo hanno votato gli Abruzzesi. Idem hanno fatto in molti casi, persino quelli del centro-destra, poi si sono distinti successivamente, cioè voglio dire. Eh... Non vedo, insomma, secondo me dovevano fare le primarie tra di loro, poi vinceva D'Alfonso e si candidava per questo grande centrodestra che rappresenta, anche perché poi quanti ne sono quelli che sono passati da una parte all'altra. Eh, cioè, non mi pare, io non mi sono accorto di una questa, cosa. C'è questa, questa situazione del nuovo centrodestra, il partito di Alfano, che al governo nazionale sta con il centro sinistra, al sul locale sta con il centrodestra. Insomma, balla gioca sono un po' su due Sono tutti i motivi per cui la gente pensa che non esistano più destra e sinistra. Non è che non esistono più. È semplicemente che nella rappresentazione, nella rappresentanza politica, siccome non si vede una sinistra, uno pensa che non esistano più le idee di sinistra. Le idee di sinistra ci sono. Eh, si tratta di ridargli forza, però... Le idee della destra adesso sono portate avanti da Salvini, secondo lei. Oddio ci sono tante destre, quella di Salvini è una destra populista che viene pubblicizzata da... Poi la Salvini. Lega, eh? non è che... Un e, è una destra che fa comodo, mm, Salvini se non c'era se lo sarebbero inventato, come alba dorata in Grecia, infatti praticamente se uno si alza alle 6 di mattina, a Centro Televisione c'è Salvini, va a dormire alle 3 di notte, c'è Salvini, Beh, ma anche... fa audience. Fa audience. Eh, ma, come mai non lo faceva prima? Posso dire la mia interpretazione? E siccome il governo Renzi e i poteri forti che tutti sono intorno a lui a sorreggerlo, mh, insomma non ci sarebbe nessuna ragione per cui un cittadino di sinistra, anche un democratico, debba votarlo. C'è cioè, bisogno di creare uno spauracchio di una destra estrema. Io penso che la Lega Nord sia una formazione tutto sommato di politicanti molto spregiudicati. Eh, per cui anche destra estrema forse è un complimento. Comunque, che dice cose da destra estrema in modo che l'elettorato eh, progressista, democratico di sinistra con il mal di pancia, nonostante venga fatta a pezzi la Costituzione repubblicana, nonostante venga cancellato l'articolo 18, nonostante venga cancellata la legislazione ambientale, nonostante accadano tutte cose fatte dal governo Renzi che alle ah, persone di sinistra dovrebbero far venire l'orticaria, alla fine poi si rassegni a votare il mare minore, altrimenti vince. A proposito, Salvini, a proposito, È un giochetto un po' vecchio a cui io spero che non si abbocchi. A proposito dell'articolo 18, Berlusconi provò ad abrogarlo e non ci riuscì perché successe il finimondo. Renzi ce l'ha fatta e come mai secondo lei? Beh, eh, mi pare evidente che... Perché che quelli che protestarono allora contro Berlusconi oggi hanno votato a favore? Mm, beh, oddio, quelli che protestavano e sono scesi in piazza sono ritornati in piazza. Non hanno più avuto l'appoggio, eh, diciamo, del, di quello che io chiamo il centro-sinistro. Beh, il PD pro protestò allora. Eh, ma questo è accaduto su molte altre cose. Io voglio ricordare che il finanziamento alle scuole private, che è stato un cavallo di battaglia berlusconiano, non ci aveva provato mai neanche la democrazia cristiana durante la prima, prima repubblica, pur ha governato 40 anni, eh, è stato introdotto in Italia da un governo di centrosinistra. Eh, voglio ricordare che la stessa precarizzazione del lavoro è stata una scelta eh, bipartisan. Eh, ma così in tutti i campi per questo io dico che dovrebbero fare primarie tra di loro e non scocciare la gente eh, di sinistra mi pare evidente che l'attacco di Renzi contro la FIOM e persino contro la moderatissima Camusso che tra l'altro è un'iscritta al PD, credo sta, e... sta bruciando l'altra domanda se stava eh. con l'Andino o con la Camusso ma... Penso che abbia risposto adesso, va avanti. Ma io sto con chi pensa che il sindacato debba essere un'organizzazione eh, che difenda i lavoratori contro qualsiasi governo. E torniamo all'articolo situazione. E 18. quindi io penso che Landini sia eh, un compagno che dentro, forse perché non è iscritto al PD... Che nel sindacato è difeso l'autonomia del sindacato. Il sindacato non deve guardare in faccia a nessuno come un'associazione ambientalista, cioè un'associazione ambientalista non è che difende l'ambiente se c'è la destra e poi arriva al governo di centro-sinistra e non difende più l'ambiente. È una pessima associazione ambientalista, questo vale anche per il sindacato. Mi pare che Landini sia sotto attacco in questo momento perché è una delle poche persone a cui la gente dà ancora fiducia perché dà l'idea e per la storia che ha credo che sia una fiducia ben ripetuta, posta eh, comunque di aver fatto il suo dovere, cioè di non aver messo eh, il sindacato diciamo, in una posizione troppo tiepida rispetto a una eh, posizione politica. Voglio dire, Renzi mi pare chiaro che è sponsorizzato da Marchion, da tutti i poteri forti, non capisco però cosa c'entri la sinistra con Marchion. E col modello che Marchion propone all'Italia, che è il modello eh, di liberismo all'americana, non è il modello del nord Europa tra l'altro. Per cui ripeto, eh, io credo che eh, ci sia da ragionare su questi temi eh, e da dare battaglia, ma guarda che non è una cosa che accade soltanto in Italia, in Italia abbiamo una sorta di orgia del trasformismo, non so quanti centinaia di parlamentari hanno già cambiato eh, collocazione, però quello che sta accadendo... Mi pare che in, in tutta Europa è che, e che ci sia però, al contrario dell'Italia, una forte crescita della sinistra, definiamola anche perché così negli altri paesi europei viene definita radicale, persino in Francia non ne ha parlato nessuno, però la terza formazione per eletti alle ultime elezioni, tutti parlano delle penne, è stato il Front de Gauche che... È... E' la formazione della sinistra radicale. Lei si sente uno della sinistra radicale? Certo, ma penso che oggi non ci sia bisogno di essere della sinistra radicale per ritrovarsi d'accordo sul fatto che tutti coloro che sono di sinistra eh, democratici, nel senso che si riconoscono nella Costituzione repubblicana, che in questo momento è sotto attacco, eh, con una riforma che è peggiore di quella che aveva messo insieme Berlusconi e che avevamo battuto tutti insieme nel 2006 vincendo un referendum, ripeto, che tutti coloro che sono di sinistra e che si riconoscono nei valori democratici della Costituzione e nei nuovi movimenti, la sensibilità ambientalista per esempio, debbano ritrovarsi tutti insieme per costruire un'alternativa sociale e politica al, non solo a Renzi, a Berlusconi, a Salvini. Insomma, sarebbe l'Italia in davvero un paese sfortunato se l'alternativa in questo paese fosse o Renzi o Salvini. Davvero a mettersi a ma ma mani capita? Che alternativa in questo momento? Allora? Eh, va costruita, sa. Grillo? Io... Ma Grillo ha avuto un'occasione, non lo ha voluto fare. È io... deluso dal Movimento 5 Stelle. Ma lei. guarda, non mi esprimo perché non è un movimento che abbia mai votato. Quindi non devono girare. No, ma si aspettava le... facessero qualcosa di più si... si aspettava che non fossero così chiusi Ma guarda, siccome uno sport attaccare il Movimento 5 Stelle da parte. Del ceto politico io non, non mi aggiungo a questo, cioè rispetto a, ai crimini che vengono quotidianamente commessi dal centro politico di centro-destra del PD, prendersela con i grillini non mi sembra francamente, insomma chi li vota giudica. Io penso che in Italia ci voglia qualcosa di simile a quello che è stato costruito dai nostri compagni in Grecia, cioè Siriza. Coalizione della Sistra Radicale o che sta, si sta sviluppando in Spagna dove facendo la somma delle due formazioni più radicali che sono Izquierda Unita dove ci sono i comunisti e Podemos sono al di sopra di tutti gli altri partiti e spero che uniti vincono le prossime elezioni in Irlanda anche se l'informazione in Italia parla solo della Pen, non so perché. Eh, ma forse mi è chiaro così come parlano solo di Salvini eh, insomma non è che da tutte le parti non ci sia più la sinistra è in Italia che non si sia lei usa ancora la terminologia compagno, compagno. io tutti questi compagni l'ho sentiti qualche mese fa compagno segretario, compagno presidente compagno eh, in Corea del Nord dove compagno viene messo davanti a tutte le cariche il compagno maresciallo il compagno leader il... Guarda, sulla Corea del Nord è noto l'esperto, no, ecco, per è è... Sì, però è... ridurre la storia. però è una terminologia comunista, no? Beh, oddio, si chiama compagno anche Sandro Pertini. In calcio la Costituzione. Quando c'era la sinistra. Esatto, beh, io la penso ancora come Pertini, come Nenni, come Terracini che ha scritto la Costituzione, che, che in, cal la cui firma in calcio la Costituzione, come Gramsci. Penso che gli italiani forse se interrogati pensano che Berlinguer o il nostro caro vecchio Ingrao che nei giorni scorsi ha, ha compiuto 100 anni. anni sì. L'ultimo sì, comunista l'hanno definito. Non hanno tenuto eh, conto di lei. Eh? L'ultimo comunista. Ma secondo definito. me ce ne sono molti in giro. Certo che siccome la televisione ti dice che sono quelle delle Coppe Ex Rosse, eh, a rappresentare la parola compagna. Quelli di Dalema. È, è ovvio che uno pensa che la parola compagno sia svilita, ma noi dobbiamo. In tutto il mondo. Io un tempo. Mi occupavo molto della solidarietà con i popoli dell'America Latina che erano sotto dittature. Oggi ci sono. Governi guidati da compagni in tutta l'America Latina, dal Salvador dove sono stato nel 1990 e c'era un militare ogni metro quadrato, era chiusa la cattedrale di Monsignor Romero, non ti si poteva avvicinare, arrivavano subito i militari col fucile spianato E l'hanno ammazzato, però. Eh, il capo, sì, l'hanno ammazzato, appunto, quelli che non amano i compagni. Eh, in, in Guatemala adesso il presidente è un ex guerrigliero c'è la Dilma in, in Brasile, c'è Mugica che, Pepe Mugica è un compagno saluta la gente, dice compagno Pepe ha capito, quello è l'Uruguay, sì, e... il centro America, le repubbliche, non lo parliamo di Borussia, ma possiamo continuare in Europa, Alexis Tsipras è un compagno che canta bandiera rossa internazionale, e, mh, al contrario di tutti questi Renziani che presumo non sappiano neanche le prime strofe, e, è un fatto italiano. Eh, che fa parte di questa restaurazione in cui siamo in mano a degli acchiappagallini in questo Paese e per cui una grande storica cultura politica eh, viene cancellata. Tanto è vero che si è creato questo comu senso comune a cui tu devi voce, però io penso che non bisogna mai seguire il senso comune, ma il buonsenso. E il buonsenso dice che eh, senza una sinistra forte che sia non espressione di gruppi di potere, ma espressione delle classi lavoratrici, dei disoccupati, degli artigiani, del popolo. Le cose vanno male perché chi è forte diventa più forte e approfitta della sua forza e della sua ricchezza, come sta accadendo oggi, e, e quindi che ci sia bisogno di una sinistra e che la ricostruiremo. Poi io non faccio il politicante se noi avrei fatto altre scelte nella vita. Anche adesso starei di nuovo in regione prendendo anche la metà dei voti. Non avrei avuto... quanto, quanto le manca, come dice lei, la carica elettiva? Cioè il fatto... A me, francamente, per nulla, nel senso che quando occupo una carica elettiva. Cerco di farlo al meglio, ce la metto tutto, insomma, cerco di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano i cittadini e quindi, insomma, credo di Aver dimostrato impegno, però non sono un maniaco delle cariche elettive, eh, per cui sono un militante cioè, non mi manca, insomma, si possono fare le cose lo stesso, diversamente a volte anche più tempo per fare cose che di solito non fai perché sei impegnato nella carica elettiva. Quindi a me francamente non, non mi manca, sono, eh, anche questo fatto, questo rapporto maniacale eh, con le cariche elettive è un è frutto a mio parere anche di una visione molto politicante della politica. Io ho cominciato a distribuire volantini, che avevo 8-9 anni, 10 anni, per, per il parco sotto casa che i compagni, compagni della mia sezione, si chiamava Curiel, su Viale Bovio a Pescara, insieme a altri cittadini, al Partito Socialista mi ricordo, e di altri, non so, insomma io mi ricordo quelli più vicini a me, facevano per fare in modo che il parco di Villa Sabucchi non fosse cimentificato dai costruito. Che ne pensa della sentenza, a... della, sentenza della Corte Europea? che ha condannato uh, l'Italia per uh, tortura riguardo ai fatti accaduti durante il G8 di Genova alla Diaz Siccome io ero a Genova, anzi sono stato uno di quelli che l'ha organizzata a Genova e eh, avrei potuto se quella notte non riprendevo il treno speciale che avevamo fatto diciamo, per l'Adriatica e rimanevo a Genova, ma a fine sarei andato a dormire anch'io alla Diaz e mi ritrovavo con Costole o tessera fracassata o come il nostro compagno che ha vinto il ricorso perché un iscritto di Fondazione Comunista Arnaldo Cestaro, 62 anni, aveva allora, si ritrova con una gamba rotta, con un braccio rotto e 10 costole eh, senza aver fatto nulla perché stava dormendo in una scuola che era stata data dal Comune con regolare permesso al Genoa eh, Social Forum. Noi abbiamo denunciato per 14 anni quello che è accaduto a Genova. In Italia De Gennaro e i suoi protettori hanno fatto in modo che finisse tutto a tarallucci e vino. Fortunatamente la Corte Europea ci ha dato ragione, ma questo va al di là del singolo caso, perché vede, noi sono anni che chiediamo per esempio alcune cose che la Corte Europea ha sottolineato: cioè che manca il reato di tortura nell'ordinamento italiano, nell italiano. Ma la nostra richiesta che facevamo da anni. Non era estremista, perché in tutti i paesi europei è previsto il reato di tortura, perché in uno Stato di diritto, se vieni fermato, sei stato fermato, non è che qualcuno ha il diritto di romperti un braccio, per essere chiari, anche perché poi si è stato fermato anche per un errore giudiziario. Io qualche, anno fa, io qualche anno fa sono riuscito a mettere insieme in un'altra televisione eh, due protagonisti eh, di quella notte alla Diaz. Uh, il comandante della Cere del reparto CERE di Roma, che e poi è stato uh, condannato, e Filippo Torretta, il suo compagno. Filippo Grande Torretta. amico. Ecco, e, e venne fuori una bella trasmissione, devo dire anche molto civile. Un, il tempo è scaduto, un'ultima cosa, ha più sentito il suo compagno Davide Rosci? Eh, certo, adesso Davide è ancora agli arresti domiciliari ma ha la possibilità di telefonare e di ricevere telefonate, quindi ci sentiamo, anzi approfitto eh, per salutarlo. Io credo e ribadisco che il suo caso, come quello che è adesso è emerso, dimostra che in Italia abbiamo ancora un ordinamento che è fortemente classista perché non mi risulta in questo momento che ci sia alcun potente che si trovi a subire una pena pesante come quella eh, che sta subendo comunque Davide Rosci eh, nonostante nei suoi confronti non ci sia eh, nessuna eh, prova sulla base di un reato eh, che è un residuo del codice eh, fascista per cui noi continuiamo a batterci in senso garantista e non troviamo contraddizione però nel batterci contro la corruzione e i Corrotti, e non pensiamo che sia giustizialismo, ma che ambedue le battaglie siano nello spirito della nostra Costituzione repubblicana. Io, Davide, lo aspetto qui, gli rinnovo l'invito, spero di poterlo eh, io ospitare spero al Spero prima, più prima o poi che possa venire e che possa essere restituito alla vita perché è davvero che, comunque, un giovane debba passare anni e anni eh, tra galere e arresti omicidiari per una foto e non perché sia stata dimostrata la sua partecipazione attiva ad un reato eh, è davvero una cosa che dovrebbe inquietare tutti purtroppo in Italia c'è una cosa strana che c'è un garantismo alla Sallusti che c'è per i potenti, per i grandi ladri diciamo per eh, i tangentisti per, eh, e poi compare per cui per esempio ieri sera ho visto Sallusti e altri come lui che sono contrari all'introduzione del reato di tortura e vorrei un paese un po' più nord-europeo. Beh. In Europa c'è il reato di tortura e se hai qualche bagagna ti ritiri dalle cariche pubbliche. Grazie a grazie Maurizio a Acerbo, ben grazie ritrovato, spero di che ci rivedremo presto. Quando mi chiami vengo volentieri. Grazie a Maurizio Acerbo, grazie a voi che ci avete scelto Buona e seguito sera. anche questa sera. Buonanotte.